Fino a circa un decennio fa, vedere un giovane con le valigie, magari anche le più costose, conduceva il pensiero ai ricordi, alle storielle simili a favole dei nostri nonni. Con la valigia partivano da immigrati alla ricerca di lavoro, con tutti i disagi del tempo e le difficoltà nel lasciare i familiari di quella che era ancora la famiglia patriarcale. L'unica cosa che infilavano a malapena nella misera valigia, spesso di cartone, erano i ricordi e la voglia di tornare nuovamente a casa. Oggi fortunatamente non è più così. Vedere un giovane che parte verso realtà diverse ci aiuta a capire che ormai è arrivato il tempo di pensare ad una cultura non strettamente legata al territorio di nascita, ma ampliata verso nuovi orizzonti. La legislazione europea per questo è già da tempo che ha messo in campo iniziative e strumenti utili per chi intraprende attività o percorsi di studio nei territori europei. Nell'agenda politica dell'Europa, ma anche dei singoli paesi, come nel nostro paese italiano, diciamo, c'è il posto, c'è il mondo del lavoro, perché la priorità assoluta è quella di creare condizioni di occupazione per le nuove generazioni, per i giovani che sono laureati, diplomati, oramai sono la classe intellettuale che, diciamo, che ha bisogno di allocazioni. Certo, la cultura dell'industria di una volta non esiste più, allora bisogna tutti insieme fare uno sforzo e avvicinare i giovani a queste grandi opportunità che l'Europa mette a disposizione. Quindi la frase che disse Monti, che ha suscitato non poche polemiche, quella che i giovani devono un po' così dimenticare, tra virgolette, posto fisso, ecco, bisogna leggerla in una chiave di lettura diversa. Sì, sicuramente, ma il posto fisso credo non esiste più da parecchio tempo. Non esiste più l'approccio come nelle generazioni precedenti, dove tutti guardavano al posto fisso ospedaliero, al comune, alla regione o al ministero. Oggi è cambiato il sistema, è cambiato il mondo, è cambiata la società civile, per cui bisogna guardare questo cambiamento per in qualche modo per essere attivi, diciamo, nel mondo del lavoro. E i giovani stanno percependo questo cambiamento. Io sono fiducioso perché i giovani sono la parte più intelligente, sono la parte viva del nostro paese, sono convinto che ce la faremo. Certo, è un momento difficile che stiamo vivendo, ma l'Italia, in Italia, il Molise sicuramente farà la sua parte.